Allora, io sono Cafuori Marina e ciò che vedete è la mia ultima creatura. Le ho dato il nome Sereno perché diventerà un sottogiacca o una canotta adatta al cardigan che troverete nel mio canale di nome Sereno. In realtà, lo sapete, a me piace anche chiacchierare un pochino, no? In realtà, questa creatura... Nasce per le mie amiche che da poco che hanno iniziato a lavorare con l'uncinetto e che magari non possono fare dei progetti al momento un pochino più complessi. Quindi ero partita dal fatto di... Guardate la collana come bella, ecco, storta. Ero partita dal fatto di dover realizzare un qualcosa che potesse avvicinarmi a loro, a voi, a voi che magari è da poco che uncinettate. Ma che piacesse anche alle mie amiche esperte, quindi ho pensato: Ok, e se facciamo un qualcosa semplicemente con maglie alte e catenelle? È venuto ed è nato fuori. Lui, man mano che andava avanti, francamente non sapevo che nome dargli, quindi, difatti, mi sentirete dire: Non so ancora il nome che le darò. ma quando stavo procedendo mi sono resa conto della somiglianza con il suo fratellino cardigan e quindi oh, le, ho, le ho inserito la bordura del cardigan sereno sia qui che nello, nello scalfo. Invece ovviamente ho variato un pochino nel, nello scollo proprio per darle un po' di brio, no perché volendo uno la può mettere anche semplicemente come canotta. E senza dover utilizzare il twin set quindi cardigan più canotta ma immagino tutte coloro che hanno già fatto sereno io penso che sia una bella sorpresa vedersi anche la canotta allora lo scalfo della canotta lo scalfo è questo ok e... <ride> mentre parliamo della scollatura la scollatura la decidete voi più profonda meno profonda non ha nessuna importanza sarete voi a deciderla sia davanti che dietro sempre se riesco ecco sono sempre molto impedita ridete pure di me allora come vedete io le ho fatto una scolatura dietro non neanche tanto profonda ma ho voluto farla vi e poi sono scesa con il mio progetto. Tra l'altro, in questo progetto: questo è il retro. Eh? In questo progetto, mh, a parte che non dobbiamo fare nessun calcolo di nessun tipo, mi sistemo meglio. Quindi, partiti da, partite dal presupposto che non c'è nessun calcolo da fare, qualsiasi taglia voi abbiate, seguitemi fin dal principio. Sono quei progetti che piacciono a me che praticamente non hanno un multiplo, non hanno ehm, un calcolo da fare nel senso della, della grandezza della misura della bambina o della donna, nessun calcolo da fare, basterà semplicemente seguirmi. Quindi spero che mi seguirete e che in molte vogliate realizzare eh, anche questo progetto. Tra l'altro, ehm, per... Per fare una bella, un bel abbinamento o le ho realizzato anche la collanina. Se per caso vi interessa come l'ho fatta, ditemelo che vi faccio un piccolo tutorial. Ok? Che ne dite? Uncinetto e filato e partiamo subito. dimenticavo una cosa allora, per chi volesse invece realizzare un gilet. Troverete nel tutorial la spiegazione dettagliata di come realizzare il gilet. Quindi, praticamente tenendolo aperto. Ok, quindi vi spiegherò come farlo. E sempre nel tutorial troverete come fare la chiusura della maglia alta eh, quasi invisibile. Come vedete, non si nota quasi la cucitura, eh, cucitura l'unione della maglia alta che io ho fatto non si nota quasi quindi vi spiegherò anche questo quindi man mano nel tutorial troverete tutte le indicazioni ecco ci tenevo a dirvi anche questo ok adesso andiamo davvero benissimo pronti a partire allora utilizzerò amigurumi cotton e vedrò la quantità poi alla fine sotto proprio nel box informazioni quindi sotto il tutorial vi indicherò tutto la quantità eccetera di ciò che mi occorrerà e l'uncinetto numero 3 con l'amigurumi cotton che è un 60 cotone e 60 acrilico stupendo e proprio adatto per questo tipo di progetto e non solo allora partite con me Qualsiasi taglia voi abbiate, come già detto nell'introduzione, non vi preoccupate, partite con me perché partiremo da sotto l'ascella e quindi andremo a realizzare prima lo scalfo. Dopo aver realizzato lo scalfo andremo ad allargare la nostra eh, canotta. Dopodiché andremo ad allungarla, quindi noi la modificheremo, la renderemo adatta al nostro corpo. Eh, qualsiasi sia come già detto, qualsiasi sia la vostra taglia, non ci sono multipli, non dovete preoccuparvi di nulla. Seguitemi fin dalla partenza. Poi, cos'altro voglio dire? È indicatissimo per le principianti e non solo, ovviamente, ovviamente. Però eh, questo è veramente un capo adatto anche alle principianti. Quindi, armatevi di uncinetto e filato, e partiamo. Partiamo quindi con un cerchio magico. Io tengo, vedete il il palmo della mano verso di me il filo appoggiato al palmo della mano giro intorno alle tre dita vedete incrocio passo adesso sopra la mia mano e col mignolo tengo fermo il filo portante passo l'uncinetto sotto prendo il filo lo porto nel cerchio e nel frattempo faccio una torsione. Giro. Tengo fermo ora con il medio la solina che si è formata e cerco di, ecco, di prendere il filo portante in questo modo. Porto il filo all'interno della mia asolina e possiamo già partire. Questo è un punto che non calcoliamo. Per formare la prima maglia alta facciamo 3 catenelle. Entriamo all'interno di questo cerchio magico e facciamo una maglia alta. Chiudiamo e chiudiamo. Ora facciamo 2 catenelle. Rientriamo dentro. Maglia alta, un'altra maglia alta, 2 catenelle, rientriamo e facciamo altre due maglie alte. Quindi abbiamo il primo angolo. Questo è sono le due catenelle tra un angolo e l'altro ora andiamo a fare di nuovo 2 catenelle rientriamo dentro e facciamo 2 maglie alte 2 catenelle rientriamo dentro 2 maglie alte 2 catenelle Rientriamo nel cerchio magico e facciamo due maglie alte. Andiamo avanti con due catenelle, rientriamo dentro e facciamo altre due maglie alte stringiamo magari un pochino, io per lo meno lo stringo un pochino, ecco. Allora, dobbiamo av avere siamo un po' a contare 1 2 3 4 5 6, ecco che siamo arrivati. Quando abbiamo fatto 6 spazi, abbiamo terminato il primo giro. Non lo chiudiamo come vedete adesso andremo a lavorare il secondo giro in questo modo allora 3 catenelle giriamo il nostro lavoro e facciamo la quarta catenella filo sull'uncinetto e andiamo a fare una maglia alta proprio dove partono queste 4 catenelle che abbiamo appena formato quindi entriamo proprio qui da dove siamo partiti e facciamo una maglia alta ora non si fanno catenelle entriamo in questo angolino che è il primo e andiamo a fare due maglie alte 2 catenelle rientriamo nello stesso spazio con due maglie alte ora Sopra queste due maglie alte facciamo una maglia alta su ognuna di loro, quindi uno e due. Nello spazio che troviamo, questo spazio, andiamo a fare due maglie alte. E su queste due maglie alte prima del prossimo spazio che diventerà il nostro angolo andiamo a fare una maglia alta su ogni maglia alta adesso entriamo nello spazio e faremo due maglie alte 2 catenelle rientriamo nello stesso spazio e facciamo due maglie alte Quindi, nel primo lato, solo per farvi vedere, calcolando anche le due del nostro angolino, abbiamo 2 4 6 7 8 9 10 maglie alte. Questo è il primo lato. 10 maglie alte. Andiamo a formare le 10 maglie alte anche qui. Quindi queste saranno le prime due del nostro angolino. Ora andiamo a fare le due maglie alte, una sopra ogni maglia alta che troviamo, quindi sono due. Nello spazio ne faremo altre due maglie alte e due qui, una su ogni maglia alta. In questo spazio formiamo l'angolo che è composto sempre da 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo, 2 maglie alte. E quindi abbiamo di nuovo 10 maglie alte: 2, 4, 6, 8, 10. Ogni lato ha 10 maglie alte. Formiamo anche questo lato, quindi su queste due maglie alte faremo una maglia alta su ogni maglia alta, nello spazio due maglie alte, su queste due maglie alte una maglia alta su ogni maglia alta e adesso facciamo il nostro angolo finale. Due maglie alte 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte per concludere. Andiamo, vedete che abbiamo 2 maglie alte. Andiamo nell'ultima maglia alta proprio in cima. Che poi in realtà è nella non è proprio in cima, ma è nella terza catenella a partire dall'inizio. E facciamo una maglia alta una catenella rientriamo dentro e quindi una maglia alta e così abbiamo terminato anche il secondo giro ed eccoci al terzo giro allora tiriamo su 3 catenelle giriamo il lavoro e facciamo la quarta catenella ora andiamo vedete questa è la prima maglia alta qui c'è la catenella di separazione e questa è la seconda maglia alta io ho 4 catenelle sull'uncinetto ora col filo sull'uncinetto vado a fare la maglia alta nella seconda vedete proprio qui ora senza fare catenelle senza fare catenelle andiamo nell'angolino e faremo 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo di nuovo dentro e facciamo 2 maglie alte. Adesso qui vediamo nel giro precedente tutte maglie alte, adesso faremo una maglia alta su ogni maglia alta di base. Quindi lavoriamo semplicemente in questo modo. Arriviamo alla fine del nostro lato e ci troviamo con l'angolino. Entriamo nell'angolo e formiamolo. Quindi due maglie alte nello spazio, due catenelle e di nuovo 2 maglie alte nello stesso spazio. Ed ecco che ci ritroviamo di nuovo con un altro lato: quindi una maglia alta su ogni maglia alta sottostante fino ad arrivare all'angolo successivo. arrivati all'angolo successivo entriamo nel nostro spazio e facciamo due maglie alte 2 catenelle rientriamo nello stesso spazio completiamo l'angolo con le due maglie alte l'ultimo lato non è vero sì, l'ultimo lato <ride> Una maglia alta su ogni maglia alta sottostante fino ad arrivare al nostro spazio, arrivati nello spazio che troviamo, che è poi il nostro angolo, completiamolo con due maglie alte nello spazio, 2 catenelle, rientriamo nuovamente facendo due maglie alte ora senza fare catenelle vado nel penultimo punto alto questo qui e vado a fare la maglia alta proprio sopra il punto alto ho fatto la maglia alta una catenella vado ora nella terza vedete che si forma Girando il lavoro per fare l'ultima catenella, che adesso vi faccio rivedere, si forma una specie di asolina e proprio lì che noi dobbiamo andare a puntare l'uncinetto, che sarebbe la terza catenella, ok, partendo dal, dall'inizio. Quindi entriamo e formiamo la nostra maglia alta. Vedete? Adesso dobbiamo fare il nuovo giro. Quindi 1, 2, 3. 3 catenelle, giriamo il lavoro e facciamo la quarta catenella. Andiamo, si parte e si finisce sempre nello stesso modo. Andiamo nella so sopra la seconda maglia alta e facciamo la maglia alta. Passiamo queste due maglie senza fare catenelle, entriamo nell'angolino e facciamo 2 maglie alte. 2 catenelle e 2 maglie alte. Stiamo facendo il quarto giro se non sbaglio 1 2 3 4, sì il quarto giro. Adesso come abbiamo fatto nel giro precedente dobbiamo solo andare a fare tutte maglie alte, quindi una maglia alta su ogni maglia alta sottostante. fino ad arrivare all'angolino. Arrivati nel nostro angolino dove c'è lo spazio, facciamo le due maglie alte, 2 catenelle, rientriamo di nuovo due maglie alte. Questo è il lato finito. La stessa cosa la facciamo in questo lato e in quest'altro lato. Ok? Quindi ci ritroviamo alla fine di questo giro. Ora farete una maglia alta su ogni maglia alta sottostante e quando arriverete nell'angolo farete due maglie alte, due catenelle e due maglie alte e ricomincerete nello stesso modo. Quindi andiamo avanti. una maglia alta su ogni maglia alta sottostante arrivati nell'angolino quindi abbiamo fatto questo angolo adesso stiamo facendo quest'altro andiamo a fare il nostro angolo come detto facendo due maglie alte 2 catenelle e due maglie alte e si riprende nell'ultimo lato facendo una maglia alta su ogni maglia alta sottostante siamo nell'ultimo angolino dove faremo come sempre i giri noi avremo questi angoli composti da due maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte non facciamo catenelle quando dobbiamo andare nelle ultime due maglie alte quindi andiamo nella vedete 1 2 nella terza o la penultima guardando dall'ultima quindi guardando da dove stiamo lavorando saltiamo queste tre anzi saltiamo queste due e andiamo sopra la terza e facciamo una maglia alta una catenella e proprio nello spazzetto che si forma che è qui quindi sono 1 2 nella terza catenella proprio qui andiamo a fare la maglia alta allora siamo praticamente alla fine del quarto giro, alla fine del quarto giro. Dobbiamo fare questo giro, che è veramente molto molto semplice, per altre, per altre due volte, ok? Quindi in totale saranno sei giri, esattamente come quelli che abbiamo fatto fino adesso. D'angolo ad angolo abbiamo 18 maglie alte, quindi andiamo avanti per altri due giri esattamente nello stesso, identico modo. Partiamo con 3 catenelle, giriamo una catenella di separazione, andiamo nella maglia alta, successiva e andiamo a fare una maglia alta. Ora entriamo nell'angolo e Facciamo le due maglie alte, le due catenelle e ancora due maglie alte. Ecco, adesso vi ho accompagnati. Andate avanti così per tutto il lato, poi formate l'angolo, di nuovo il lato, l'angolo, il lato, ci troviamo alla fine. Sono arrivata all'ultimo all'ultimo angolo del sesto giro faccio le mie due maglie alte 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte per fare il mio ultimo angolo poi vado sopra la mia maglia alta la terza vedete dalla salto queste due nella terza faccio la mia maglia alta la catenella non cambia nulla eh? e nella terza catenella dall'inizio entriamo e facciamo la maglia alta come vedete i giri sono praticamente identici semplicissimo proprio cambia adesso ma di poco allora siamo al iniziamo a fare questo punto siamo al sesto giro 1 2 3 4 5 6 e abbiamo in ogni lato 26 maglie alte controllo per non 2 4 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Ogni lato da angolo a angolo ha 26 maglie alte. Quindi, sesto giro: 26 maglie alte. Ora andiamo a fare il settimo giro. Partiamo sempre nello stesso modo, non cambia nulla, quindi 3 catenelle, giriamo il lavoro, una catenella di separazione, andiamo nella seconda maglia alta e facciamo una maglia alta, saltiamo queste due maglie, andiamo nell'angolo e facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ora, Facciamo quello che cambia è solo questo, una catenella di separazione, saltiamo una maglia, nella seconda lavoriamo una maglia alta, di nuovo catenella di separazione, saltiamo una maglia, nella seconda una maglia alta, catenella, saltiamo maglia alta nella seconda catenella saltiamo una maglia nella seconda maglia alta e andiamo avanti così saltando facendo una catenella e saltando una maglia alta lavorando la seconda maglia alta sottostante quindi catenella saltiamo una maglia nella seconda maglia alta catenella saltiamo nella seconda maglia alta e via dicendo come vedete è super facile andiamo avanti così fino ad arrivare alla fine del lato ci siamo quasi ecco quando arrivate alla fine del lato saltate due maglie alte sottostanti vedete Facciamo la catenella, saltiamo queste due maglie, entriamo nell'angolo e facciamo due maglie alte, due catenelle e due maglie alte. In totale dobbiamo avere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fori. 13 sono. Adesso ricominciamo da capo un lato l'abbiamo fatto quindi si ricomincia partendo da una catenella saltiamo una di base nella seconda facciamo maglia alta catenella ne saltiamo una nella seconda maglia alta e andiamo avanti così anche per questo lato arrivate arrivati alla fine del secondo lato saltiamo di nuovo due maglie alte ok quindi catenella e andiamo dritte nel nostro angolino 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte si rifà anche per questo lato ovviamente una catenella ne saltiamo una andiamo nella seconda e facciamo la maglia alta catenella saltiamo una nella seconda maglia alta e via dicendo e sempre tutto uguale andiamo a fare la maglia alta nella seconda maglia alta e una catenella di separazione Controllate poi alla fine, vedete, saltate queste due, andate direttamente nell'angolo. Controllate poi di avere eh, i buchini uguali, ok? Che siano uguali in tutti i lati. Ho finito il mio angolino, vado salto queste due maglie alte, vado nella terza, faccio la maglia alta, la catenella. E poi nella terza catenella di base entro e faccio la mia maglia alta e come vedete il settimo giro l'abbiamo finito quindi abbiamo abbiamo 13 buchini per ogni lato vedete andiamo ora a realizzare L'ottavo giro si inizia e si finisce sempre nello stesso modo che vi ho mostrato finora. Ok, quindi partiamo con 3 catenelle, giriamo, facciamo la quarta catenella e sulla seconda maglia alta una maglia alta andiamo nell'angolo e formiamo l'angolo con due maglie alte. 2 catenelle e 2 maglie alte. Perfetto. L'ottavo giro è praticamente identico al settimo. Quindi si parte con una catenella, si salta una maglia, nella seconda facciamo una maglia alta. Poi una catenella, andiamo sulla maglia alta, maglia alta, catenella sulla maglia alta maglia alta catenella sulla maglia alta una maglia alta quindi formiamo i buchini anche qui catenella sulla maglia alta una maglia alta una catenella di separazione sulla maglia alta una maglia alta e andiamo avanti così per tutto il nostro lato fino ad arrivare all'angolo Arrivata all'angolo, ovviamente entriamo nella, saltiamo questo spazio, andiamo nella prima maglia alta e facciamo una maglia alta, una catenella, entriamo nel nostro angolino e formiamo l'angolo. Due maglie alte, 2 catenelle e due maglie alte. Abbiamo quindi 15 spazi. 15 spazi sì, e si ricomincia nello stesso modo anche negli altri due lati. Quindi, catenella nella seconda, faremo una maglia alta, catenella, e sulle maglie alte che incontriamo, faremo la nostra maglia alta con una catenella di separazione. Andiamo avanti così fino ad arrivare al nostro angolino sono arrivata all'angolino quindi salto questo spazio nella prima maglia alta faccio una maglia alta una catenella di separazione e formo il mio angolo con due maglie alte 2 catenelle e ancora due maglie alte nello stesso spazio e si ritorna di nuovo a far tutto da capo quindi saltiamo una maglia nella seconda facciamo una maglia alta e di nuovo catenella e su ogni maglia alta una maglia alta andate avanti così fino all'ultimo angolo sono arrivata all'ultimo angolo ho fatto la mia maglia alta sulla prima maglia alta dell'angolo la catenella e faccio il mio angolo quindi 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte finisco andando saltando queste due maglie alte nella terza faccio la maglia alta una catenella di separazione nella terza catenella di partenza proprio qua faccio la maglia alta 3 catenelle giriamo il lavoro una catenella di separazione e andiamo a fare la maglia alta sulla seconda maglia alta più il nostro angolo il nostro inizio non cambia come la nostra fine del giro ok siamo all'ottavo giro ora dobbiamo ritornare a fare il giro di tutte e ma di tutte maglie alte quindi su ogni maglia alta che noi incontreremo faremo una maglia alta nello spazio invece che incontriamo una sola maglia alta quindi sulla maglia alta una maglia alta e nello spazio una maglia alta una maglia alta su ogni maglia alta e nello spazio una maglia alta continuiamo a lavorare in questo modo fino alla fine del nostro lato come vedete sono sto lavorando una maglia alta sulla maglia alta e una maglia alta nello spazio e continuo così. Quando arrivo alla fine del lato ovviamente lavoro una maglia alta sulle maglie alte che trovo del mio angolo, quindi sono due, poi vado nello spazio e faccio il mio angolo. 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. E ricomincio questo lato, quindi lavoro una maglia alta sulla maglia alta sottostante, poi c'è lo spazio, faccio la maglia alta nello spazio e sulla maglia alta lavoro la maglia alta e così via. Quanto è semplice. <ride> quindi continuiamo così anche questo lato, lavoriamo quindi su ogni maglia alta una maglia alta e nello spazio una maglia alta. Nell'angolo ovviamente facciamo il nostro angolo consueto e poi lavoriamo anche questo lato fino alla fine. Ok, abbiamo finito anche questo giro. Ovviamente ho finito come vi ho mostrato per tutti questi giri e finirete sempre nello stesso modo. Se non vi ricordate andate a guardare gli altri giri perché sono sempre uguali e si riparte sempre nello stesso modo. Abbiamo fatto insieme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 giri. Ora potete proseguire da sole. Vi faccio vedere questo. Questo è ciò che vi ritrovate in questo preciso momento. Se lo piegate in due, troverete la metà della vostra creatura, ok? Metà. Qui uscirà la nostra, eh, il nostro braccio e quindi andremo quando raggiungeremo, perché voi adesso dovete andare avanti e vi mostrerò in che modo. Quando raggiungeremo la, eh, la misura del nostro scalfo, allora a questo punto noi ci fermeremo per chiudere la spalla e continueremo ad allargare e poi ad allungare. Al momento, vi, vi ho fatto vedere i primi giri, quindi quelli che vi servono per continuare ad andare avanti. Ok, come andiamo avanti ora? ci siamo lasciati dobbiamo fare ovviamente due parti ok due parti identiche ci siamo lasciate qui qui praticamente siamo a questo giro vedete abbiamo fatto i primi due giri di forellini e poi abbiamo fatto il primo giro di tutte maglie alte Ok, io sono andata avanti con il giro di maglie alte per 1, 2, 3, 4, 5 giri. Nel sesto giro, io parlo solo di questi giri, eh? Ok, nel sesto giro ho fatto una sola fila di forellini, una soltanto, e poi ho... Dopo il giro di forellini ho proseguito con 1, 2, 3, 4, 5 giri di maglie alte. Mi sono fermata e ho chiuso la mia spalla perché io sono arrivata ad avere l'ampiezza del mio scalfo. Ok, io ho fatto uno scalfo di 24. 25 centimetri, uno scarfo non è vero, 24 centimetri e qui 24 centimetri, e mi sono fermata. Ma questa è la mia misura, ok? Dovete fare e eh, dovete andare avanti con la sequenza che vi ho mostrato, quindi, nel modo in cui vi ho mostrato e vi ho portato fino a qui, questo fino a raggiungere. L'ampiezza del vostro scalfo. Quando arrivate all'ampiezza del vostro scalfo, vi fermate perché ci ritroviamo per chiudere la nostra spalla e andare avanti per la larghezza del nostro progetto. Ok? Quindi per il momento andiamo solo avanti. Ricordate, abbiamo bisogno di due parti. Pensate solamente a questa misura, non a questa o alla lunghezza, solo esclusivamente a questa. Ne fate due e ci ritroviamo qui. Ho fatto in totale 18 giri. Ho provato e va benissimo per la mia ascella, quindi come scalfo mi va benissimo. Quindi non state a guardare i giri che ho fatto io, ma come detto... Voi continuate con questa sequenza. Quindi praticamente fate 1 2 3 4 5 giri di maglie alte semplici e un giro con i buchini, come abbiamo fatto. Io sono arrivata eh, al mio scalfo e mi sono fermata con i quattro giri di maglia alta, quindi me ne serve ancora uno che poi attenzione ragazze se fate quattro giri di maglie alte e una di buchini anziché cinque va bene lo stesso ok io ho, um, ho scelto questa trama chiamiamola così eh, perché è semplice visto e considerato che volevo dedicare questo progetto per le mie amiche che stanno iniziando con l'uncinetto ok quindi scegliete voi quante righe di maglie alte volete fare e quante di buchini. Questo è quello che ho scelto io. E vi sto indirizzando verso questo tipo di, questa tipo, questo tipo di sequenza. <ride> allora, io come detto sono arrivata al mio scalfo. Quindi voi ovviamente provatelo, mi raccomando. È fondamentale questo. Se mi sbagliate la... L'apertura del vostro braccio, ovviamente, poi dopo dovrete disfare. Quindi bloccatelo con un segnapunto proprio nella parte alta e provatelo. Mi raccomando, provatelo finché non trovate lo scalfo adatto a voi. Quando l'avete trovato, come l'ho trovato io, a questo punto vi fermate e seguite con me. Allora, quindi ovviamente ci ritroveremo tutti all'inizio ok. All'inizio proprio del giro. Quindi ponete la parte alta quindi quella più corta sopra facendole combaciare, avete l'asolina, ve l'asolina verso di voi, andate a fare una catenella. Rientrate proprio dentro, vedete qui ci sono i due punti alti rientrate dentro e fate una maglia bassa prendete lo stesso punto dalla parte opposta che è questa aspettate prima facciamo uscire il filo altrimenti ci incespica ok ho fatto come avete capito e visto una maglia bassa ora facciamo 3 catenelle Andiamo dalla parte opposta, quindi praticamente nella terza catenella di questa prima maglia alta e facciamo una maglia bassa. Girate ora il lavoro, così vi è più comodo in questo momento. Facciamo di nuovo 3 catenelle e andiamo, guardate dove sono, io ho fatto le 3 catenelle, adesso... Guardate la parte opposta a questa che voi state lavorando. Questa parte qui, vedete che c'è questa maglia alta, entrate sulla testa di questa maglia alta che non è nient'altro che la seconda guardando da destra, quindi entrate qui e fate una maglia bassa. Ora ancora 3 catenelle. Andiamo adesso nella corrispettiva praticamente a specchio stiamo lavorando ok quindi questa è la prima maglia alta questa è la seconda quindi entro e faccio una maglia bassa 3 catenelle dobbiamo lavorare da questa parte saltiamo una maglia alta e andiamo nella seconda maglia alta e facciamo una maglia bassa 3 catenelle Stessa cosa da questa parte, saltiamo questa maglia alta, andiamo nella seconda e facciamo una maglia bassa, 3 catenelle. Andiamo ora nel centro di questo angolino, proprio qui, una maglia bassa, 3 catenelle. E stessa cosa la parte verso di noi, quindi nel centro andiamo a fare una maglia bassa e noi abbiamo praticamente unito la parte sopra, che è quella che starà sulla spalla. Nel caso in cui voleste fare una cucitura più stretta, basterà fare anziché 3 catenelle. 2 catenelle o addirittura una catenella ok per fare proprio una cucitura fitta fitta ma a me lo sapete che a me piace moltissimo la cucitura fatta così quindi adesso siamo pronte a vederlo cucito sulla spalla ma non siamo pronte per la larghezza del, del, del nostro della nostra canotta quindi che cosa facciamo adesso vi faccio vedere come dobbiamo allargare questa parte Okay? Dopo penseremo ad allungarla. In questo momento abbiamo solo trovato l'ampiezza del nostro scalfo, ma dobbiamo cercare la larghezza della nostra canotta. Ok, bene, guardate bene dove siamo adesso. Allora, questa è la mia cucitura, questa è la mia maglia bassa. Io sono qui e sotto ho. Il mio angolo, vedete che era l'angolo che facevamo prima, ok. Quindi io sono a questo punto. Se voi state lavorando queste maglie alte, cioè scusate, se voi dovete fare i buchini, allora la lavorate con me questa parte in questo modo e poi vi spiego come fare. Allora, avete visto dove sono. Tiriamo su due catenelle perché ehm, diciamo la maglia alta è composta da 3 catenelle ma abbiamo già una maglia bassa, quindi in questo modo abbiamo già l'altezza della nostra maglia alta e non ci occorre altro. Ora su queste due che fanno parte dell'angolo io vado a fare le mie maglie alte, vedete, e continuo a seguire perché io ho 1 2 3 4 giri di maglie alte. Io continuo a seguire le maglie alte in questo modo. Ok? Chi invece dovesse fare le i buchini perché ha già fatto 5 spazi e vuole continuare perché noi dobbiamo semplicemente continuare lo schema, allora che cosa farà? Quando è arrivato qui farà sempre le due maglie, le due catenelle, no? Perché, ripeto, questa fa parte di una maglia alta, questa è l'altezza di una maglia alta, la maglia bassa più due catenelle. Però se dovessi fare questi buchini faccio ancora una catenella che è quella di separazione, salto una maglia e vado nella maglia alta sequente, seguente una catenella salto una maglia alta e vado nella maglia alta seguente e via dicendo ok e continuo così fino ad arrivare al mio angolo invece io non devo fare la sequenza con i buchini ma la sequenza con tutte maglie alte e quindi proseguo lavorando una maglia alta su ogni maglia alta come abbiamo fatto finora Ok? Né più e né meno quando arriverete qualsiasi sia il punto che state facendo o con i buchini o con le maglie alte. Proseguite normalmente, componete l'angolo come sempre avete fatto: 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Poi proseguite o con le maglie alte o con i buchini, come abbiamo fatto qui. Ok? Andiamo avanti, proseguite nell'angolo esattamente come l'altro, poi fate anche l'ultimo lato e ci troviamo qui all'aggancio. Ok, quindi fate tutto il giro. Sono arrivata proprio sulla spalla dove noi abbiamo fatto le catenelle. Quindi se voi dovete fare le, ehm, i buchini, quindi farete il ipotesi facciamo finta che siamo qui ok quindi fate, farete la catenella saltate questo angolo andate qui su questa vedete qui c'è l'angolino andate su questa maglia e fate la maglia alta la catenella questo lo saltate andate in questo spazio grande e andate a fare che poi è quello di congiunzione ok quello della cucitura, vedete ci sono tre catenelle qui. Quindi abbiamo fatto la maglia alta, la catenella è andata ad agganciarvi. Ora è facile che non vi ritroverete proprio con i punti giusti. Non importa, non fasciatevi la testa quando arrivate a questo punto. La cosa che dovete guardare oltre ad aver fatto la catenella di separazione. È quella di contare 1 2 e 3 e agganciarvi nella testa della prima maglia alta quella composta di sole catenelle ricordate che abbiamo fatto la maglia bassa più 2 catenelle noi nella terza andiamo a inserire l'uncinetto e chiudiamo in questo modo e attenzione solo a una cosa che non stringa questa parte sopra non importa se non, non ci arrivate bene contando le catenelle sotto l'importante è che sia dritto ok io sto supponendo che voi siete nel giro con i buchini se invece come me state facendo il giro con le maglie alte seguitemi allora nello spazio qui dove c'è l'ex angolo faccio la maglia alta nello prima del di questo spazio che è quello con vedete qui ci sono le catenelle che abbiamo lavorato, quindi andiamo subito dopo lo spazio, andiamo nella prima maglia che trovate e facciamo la maglia alta. Poi entriamo nello spazio questo qui, facciamo la maglia alta, saltiamo questa maglia entriamo qui, questo è lo spazio più grande, e facciamo 12. Dopo aver fatto anche queste due maglie alte nello stesso spazio, vedete abbiamo ci ritroviamo anche noi con il, la prima maglia alta e facciamo la stessa cosa puntiamo l'uncinetto prendiamo il filo e chiudiamo il giro anche voi ovviamente controllate che sia pari le due parti perché avremo la metà destra e la metà sinistra devono essere identiche quindi come nello stesso modo in cui la chiuderete quella di destra chiuderete quella di sinistra lo stesso aggancio che avete fatto qui sarà sia nella parte destra che nella parte sinistra, ma questo è ovvio, giusto? Allora, e adesso è facilissimo perché io vi dovevo accompagnare fino qui. Ora io devo fare il giro del, dei buchini perché io ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, e continuo ad allargare la mia canotta tirando su 3 catenelle più una di separazione le 3 catenelle ribadisco sostituiscono la prima maglia alta e la catenella di separazione l'ho fatta perché devo formare il mio buchino salto la prima maglia vedete che io parto direttamente da qui quindi questa equivale a quella sotto salto la maglia successiva e vado a fare la mia prima maglia alta catenella di separazione salto una maglia alta catenella salto una nella seconda maglia alta e vado avanti così ovviamente quando arrivate nell'angolino fate la vostra catenella e saltate nell'angolino ok se per caso qui vi avanzano anziché una maglia che Dovrebbe essere così, però se ve ne avanzano due non vi preoccupate, fate finta di nulla, andate, fate la catenella e andate dirette dentro la maglia alta, dentro, chiedo scusa, dentro l'angolo e fate il vostro angolo normalmente. Ok, quindi per favore non, io ve lo ripeto sempre, non fasciatevi la testa. Ok? Non succede nulla se saltate una catenella. Quindi, se non arrivate bene, perché qui avete, avete due buchini, saltate direttamente e via. Facciamo il grillo. <ride> non il grillo parlante, ma il grillo saltante. Andate avanti così, quindi io sto, ripeto sto facendo la, la riga dei buchini, se voi dovete fare invece la riga delle maglie alte ovviamente continuerete con le maglie alte, arrivate nell'angolo fate come abbiamo appena fatto e ci troviamo alla giunzione sulla spalla. Ok, sono arrivata sulla spalla e come vedete quello che vi dicevo io prima mi sono ritrovata qui su con 1 e 2 maglie anziché una sola. È ovvio, non sempre no? ci si ritrova con le maglie giuste e quindi io la mia catenella di separazione qui conto 1, 2 e 3 mi inserisco con la testa dell'uncinetto e chiudo la mia maglia e, vada, e basta praticamente per da questo momento in poi non avrò più l'intoppo della maglia alta in più allora ora io penso di essere arrivata alla larghezza del mio della mia metà quindi adesso cosa devo fare voi continuate fino a quanto ritenete che il, la vostra metà sia, eh, sia della vostra misura. Io adesso lo proverò, ovviamente devo fare la seconda parte identica a quella che ho appena fatta, proprio, deve essere proprio speculare, quindi vedete che mi manca questo giro di, eh, di, di buchini. Questo giro quindi lo farò anche di qua. Lo, quando eh, ho, avrò fatto le due parti uguali, le proverò e a quel punto capirò se sono arrivate esattamente al, al, al mio, diciamo, alla mia misura. Quindi a questo punto, voi ci siamo lasciate qui, eh? ci siamo lasciate qui a questo punto, voi continuate ad, ad andare avanti fino a che non vi sembra di essere arrivate alla metà del vostro corpo. Okay? Dovete continuare a seguire lo schema quindi 5 giri di maglie alte e il giro di, eh, di buchini. Vi dico anche questo: da quello che ho in mente io e bisogna vedere se poi eh, andrà bene quello che ho in mente io. Altrimenti cancello questa parte. <ride> quindi, da quello che ho in mente io, mi servono sia dalla parte destra che dalla parte finistra, sinistra. Come ultimo giro, il giro con i buchini. Quindi, anche se non avete fatto i cinque giri, perché voi, magari, con i 5 giri in più diventa troppo ampio, in qualsiasi punto voi ritenete di essere arrivate alla metà del vostro corpo, vi fermate e fate l'ultimo giro con i buchini. Ok. Allora. Come prova, appunto, abbiamo realizzato le due parti. Eh, come spara il rosso, non è così rosso, eh? è molto più, più scuro. Comunque sia, eh, abbiamo realizzato le due parti. Ora dobbiamo provarlo. Quindi mettete dei marcapunti né in tre parti o quattro parti. L'importante è che. Li mettiate proprio a distanza regolare, quindi contate. Io ho contato 10 buchini da una parte, 10 dall'altra e ho messo il marcapunto. Stessa cosa ho fatto su. Ovviamente faremo la stessa cosa anche dietro, che ora vi mostro. Ecco, questa è la parte dietro. Non la terrò così scollata, ovviamente io devo venire un po' più su. Quindi io adesso. Oh, più che altro ehm, sono andata in ordine di buchini, ok. Ho fatto 10 buchini sotto, ma non importa. L'importante è che io, perché ho, ho, ho contato 10, potete anche contarne 15, ok. Più che altro è per metterli che combacino le due parti. Quindi decidete ora quale sarà lo eh, scollo dietro. Ovviamente, io salirò a questo punto. Ok, quindi questo sarà più o meno il mio scollo, e la stessa cosa farete per il davanti. Fatto questo, quindi, mettete tutti i marca punti più che altro per delineare bene gli scolli che volete fare, ok? Ecco, ho messo un altro marcapunto perché altrimenti non si capiva. Quindi questo è il retro, io eh, ho, sono, ho praticamente scelto. Questo punto per fare la scollatura dietro e tutto il resto lo chiuderò, e adesso lo chiuderemo insieme. Mentre vi assicuro che non è questo il rosso. Eh. È quello che vediamo quando facciamo quando siamo lì nel nel tutorial ecco anche qui salirò di due buchini quindi arriverò più o meno a questa altezza questa altezza qui ho messo di fatti una canotta per vedere dove dovevo fare la scollatura ma lì la sceglierete voi ok sceglierete voi dove fare la scollatura ok quindi andiamo avanti eh, con il tutorial, ma volevo solo farvi vedere come dovevate fermare le parti, le due parti che abbiamo appena finito di realizzare. Ok, siamo di nuovo sul banco lavoro. Io so che questa è la parte dietro perché ho i marcapunti di colore differente. Quindi, invece, questa parte era quella con i marcapunti rossi. Quindi mi raccomando, adesso andiamo a chiudere il dietro, solo esclusivamente il dietro. Ok. Allora partiamo dalla parte sotto. Togliamo il nostro marcapunto che abbiamo inserito, prendiamo il filo, andiamo nel, nell'angolino. Ecco fatto, <ride> vi siete spaventati? <ride> Dicevo prima che luna si mettesse ad abbaiare. Allora inseriamo la testa del nostro uncinetto nel centro proprio del nostro angolino prendiamo il filo a nuovo prendiamo una solina io faccio una torsione dietro e faccio una maglia bassa Una si sì, va bene una <ride> una solina d'accordo <ride> poi Prendo la parte opposta, inserisco proprio nel, nel centro del mio angolo il mio uncinetto, prendo il filo, lo faccio passare dentro, prendo di nuovo il filo e faccio una maglia bassa. Ora uniamo le due parti. Praticamente vedete che qui abbiamo le due maglie alte del nostro angolo e se guardate, allora dobbiamo prendere questa parte qua non questa ma questa parte della prima maglia alta dell'angolo questa e la corrispettiva quindi praticamente questa cioè le due asoline sopra la maglia alta a noi interessano quelle interne poi prendo il filo e lo faccio passare dentro la mia asolina lo rifacciamo questa volta nella seconda maglia alta prendo la maglia sopra esterna vedete che qui fa un un ovalino sopra quella interna non esterna interna la stessa cosa vado a fare nella maglia nella seconda maglia alta dalla parte opposta quindi interna anche questa prendo il filo molto morbido e lo porto dentro adesso devo lavorare questo vuoto quindi vuol dire questa parte qui interna questo è il vuoto dalla parte opposta Prendo il filo e lo faccio passare dentro e tengo morbido. Ora lavorerò questa maglia alta, la parte sopra ovviamente, e interna, questa. Stessa cosa dall'altra parte. Entro e passo all'interno della solina. Ora ho il vuoto. Quindi, Ripeto questo, vado dalla parte opposta. Questo quindi le due linguette ovalini interni. Adesso ve lo faccio rivedere ancora. Passo il filo e passo nella solina del mio uncinetto. Vedete come si presenterà. Poi, adesso abbiamo la maglia alta. Quindi l'ovalino che io dico è questo quindi questo è quell'interno maglia alta questo è quell'interno prendo il filo e lo faccio passare nelle due asoline ho due asoline sull'uncinetto una nell'altra tengo morbido il vuoto del buchino vedete proprio sopra abbiamo questa questo valino qui sopra che si forma io prendo solo quello interno stessa cosa dall'altra parte interno passo nelle due asoline e poi una nell'altra fate sempre questo gioco per vedere se state tenendo morbido il lavoro di nuovo siamo sulla maglia alta interno interno Prendo il filo porto dentro e dentro la solina ok questo è quello che dobbiamo fare per chiudere e troveremo poi alla fine questo lavoro di chiusura ok quindi andiamo avanti mi raccomando lavorate molto morbido ok dovete sentire proprio la solina morbida andate avanti fino a dove avete messo il marcapunto segna segnapunto ecco quando arrivate alla fine chiudete chiudete tagliate il filo e chiudete ovviamente la, 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 la chiusura mi fanno guarda mi, mi deconcentrano quelle due <ride> ok in modo tale da avere questa rifinitura cerco sto cercando di farvela vedere nel miglior modo possibile eccola qua Perfetto, la stessa cosa andiamo a farla sul davanti ci troviamo quando abbiamo anche la chiusura fatta nel davanti invece non volete realizzare una canotta ma un gilet e eh, ovviamente il davanti non dovete chiuderlo ok questa parte qui non dovete chiuderla quindi non farete la chiusura a cerchio ma inizierete i giri per allungarlo da angolo tornate indietro fino ad angolo ok quindi dipende ora cosa volete avete deciso di fare se la canotta oppure il gilet adesso siamo pronti per allungare la nostra canotta o gilet eventualmente voleste fare un gilet quindi io adesso mostro come andare avanti. Eventualmente, ci fosse qualcuno di voi che voglia continuare a fare però il gilet, ok? Quindi tenerlo aperto sul davanti. Quindi, prima che io lo chiuda, vi mostro come fare. Allora, non dovete chiudere il davanti ovviamente per fare il gilet, ma sto dicendo delle cose ovvie, no? E vedete che qui c'è il nostro angolino. Che va a scomparire perché ovviamente noi qui dobbiamo andare in modo dritto dobbiamo andare in modo verticale ok quindi partiamo da dentro partite per voi che dovete fare il gilet dentro l'angolo prendete il filo e bloccate il filo nuovo ok Partiamo con le 3 catenelle, in questo caso 2 perché vedete che l'aggancio è abbastanza ampio, quindi ho già 3 catenelle. Quindi abbiamo fatto soltanto 2 catenelle, poi andate nella prima maglia alta che è quella dell'angolo e quindi farete la vostra maglia alta nella seconda. Farete la vostra maglia alta poi, in base al giro che voi avrete, ma sicuramente siete nel giro coi buchini perché vi avevo appunto detto di fermarvi dove ci sono i buchini, no? Così seguiamo tutti insieme dove c'è il foro. Farete la maglia alta in poche parole. Dovete seguire lo schema, ok? Lo schema che abbiamo sempre fatto Quindi, se dovete fare i buchini, farete i buchini. Se invece siete, mi avete seguita, quindi siete anche voi nella parte dei buchini, proseguite in questo modo come sto facendo io. Quindi praticamente la maglia alta sulla maglia alta o eh, e nel, nello spazio farete la maglia alta e andate avanti così fino, fino a dove, cioè praticamente voi girate tutto in tondo, vedete? tutto intorno quindi sarete girerete anche qui dietro dietro nella seconda parte e nel lato opposto e vi troverete qui ovviamente qui voi farete dove c'è l'angolo una maglia alta la seconda maglia alta e la maglia alta proprio qui nell'angolino proprio come siamo partiti ok quindi proprio come siamo partiti così finirete Praticamente dove c'è l'angolo avrete tre maglie alte, una, due e la terza la farete qui. E poi, quindi, quando tornate indietro, facciamo finta che io sto tornando indietro nel secondo giro, ok? Non guardate l'inizio perché ovviamente non, non partirete così. Io sto solo facendo, simulando un secondo giro. Quando voi arrivate qui... Questo è il mio la fine del mio secondo giro. Ok? Quindi, quando arrivate qui lavorerete ovviamente anche l'ultima maglia alta, vedete che è quella iniziale che abbiamo appena fatto, quindi puntate l'uncinetto nella terza catenella che poi è in alto, no? È la parte più alta e fate l'ultima maglia alta. Poi quando girate il lavoro, 1 2 3 catenelle per partire e continuate a fare la vostra maglia alta. Ok? Poi tornate indietro e <ride> sempre uguale, 2 eh? 3, tornate indietro, non guardate, ripeto l'inizio perché è solo per mostrarvi e poi nella terza farete e quando ricominciate adesso non in questo modo ma così 3 catenelle per partire e ripartite se dovete fare invece i buchini io vi consiglierei adesso vediamo un attimo allora questa è la maglia alta questo è il buchino questa è la maglia alta ecco vi consiglierei di fare due maglie alte di partenza e alla fine e poi partire con i buchini Ok? Quindi una catenella, saltate una maglia e una catenella. Però fate due maglie alte. Queste sono attaccate, eh? sembrano divise ma sono attaccate. Fate due maglie alte eh, per tenere sempre il bordo, anziché una soltanto ne farete due. Ok? È chiaro? Ok, adesso invece io vado a chiudere la parte frontale e farò vedere a chi deve continuare invece come canotta come deve fare, semplicissimo, ma ve lo farò vedere. Io ho unito anche la parte del davanti perché voglio farla proprio a canotta e mi riaggancio su un fianco, ok? Quindi io mi aggancerò, quindi vedete questa è la mia metà qui c'è lo scollo eh? ok io sono sotto questa è la parte che eh, ritengo sia il dritto e mi aggancerò più o meno a metà del lavoro sul mio fianco qui partiamo con il filo a nuovo normalmente poi io farò il praticamente l'unione quella che vi ho già mostrato per la maglia orizzonte però con con un però allora innanzitutto mi sto agganciando ok mi sono agganciata e adesso tiro su 1 2 e 3 catenelle e va bene ma che brutto non mi piace <ride> riagganciamoci ok faccio la maglia bassa rientro faccio la maglia bassa e poi 2 catenelle ecco così mi piace di più allora io adesso farò tutto il giro a maglie alte ok normalmente come come abbiamo imparato già a fare quindi dove c'è la maglia alta faccio la maglia alta e dove c'è lo spazio faccio la maglia alta quando andiamo... Ok, poi io vi riprendo dove ritengo che ci siano magari dei dubbi da parte vostra. Quando andiamo a riagganciarci, vi farò vedere due modi, un modo semplicissimo per ripartire e un altro modo che non mi farà, o perlomeno si noterà un pochino meno l'unione del giro. Ok, intanto facciamo tutto il giro, mi fermerò sicuramente qui per mostrarvi cosa fare in questo punto. Ok, sto per arrivare nel centro della mia maglia che può essere dietro o davanti. Ok, questo qui era l'ex angolo, quindi io entro e farò una maglia alta. Qui abbiamo il nostro centro dove io entro, entro proprio nella parte centrale, adesso qui c'è il filo, comunque, e faccio una maglia alta. Poi qui, vedete qui potrei entrare o qui, ma vedete che rimane lo spazio, quindi regolatevi anche voi, quindi entro ancora nella cucitura e faccio un'altra maglia alta ok era per farvi capire che anche se mh, sbagliate cioè non mi seguite o oh, ve l'ho spiegato male ma vedete che comunque sia se io non facevo queste due maglie alte proprio nella cucitura vedevate che c'era un buco e quindi sareste comunque tornati indietro quindi la mia spiegazione forse era piuttosto inutile però ho preferito farvelo vedere e poi continuate Semplicemente continuate lavorando dove trovate maglie alte, la maglia alta e dove c'è il forellino andate a fare la maglia alta. Ok, quindi come abbiamo sempre fatto, volevo più che altro farvi vedere il punto di giunzione, come fare. Questo vale sia per il davanti che per il dietro. Facciamo tutto il giro e ci ritroviamo poi all'inizio giro dove noi andremo a chiudere vi mostrerò come fare una chiusura non dico invisibile, eh, però un pochino meno visibile. Dimenticavo di dirvi una cosa, sono sempre al punto più o meno di prima eh, di dirvi una cosa. Allora, se lo volete più morbido sui fianchi, parlo mentre continuo a lavorare. Più morbido sui fianchi e eh, sono due le soluzioni. La prima è quella di aumentare i punti e in, come faccio ad aumentare i punti ad esempio io sono qui io innanzitutto dovrei contare quante maglie ho ok e fare una divisione abbastanza eh, giusta cioè nel senso non so voglio aumentare ogni 10 maglie controllo quante maglie ho le divido per 10 più o meno ecco più o meno e quando arrivo alla decima maglia allora farò così questa per esempio è la mia decima maglia, supponendo la divisione per 10, la decima maglia è questa. Io entro nel foro e anziché fare una maglia soltanto ne faccio due. Quindi proseguo, lavoro ancora 10 maglie, 1, 2, 3, 4, eccetera, eccetera, fino a arrivare a 10 maglie. Quando arrivo, questa è la decima maglia. E nel foro faccio o nel foro io preferirei nel foro faccio le due maglie alte e questo è un modo per aumentare voi mi dite sì Marina ma quante volte devo aumentare io vi ho mostrato come aumentare iniziate ad aumentare gradualmente cioè se volete fare vedete qui sono le maglie ok voi sappiate che x maglie tipo per esempio queste allora qui abbiamo vediamo un po per fare due centimetri io devo fare 1 2 3 4 maglie ok indossate la vostra canotta e provate a vedere quanti centimetri poi la volete più ampia ok è ovvio che non mi farete subito la campana cioè nel senso subito aperta no magari gradualmente oddio è bellina anche a campana eh, perché tutta bella aperta è anche bella però io, io personalmente la farei gradualmente quindi supponiamo che voi non so voi, sappi voi sappiate che in, voi sapete che in due centimetri vedete lo mettete proprio sul vostro lavoro a me corrisponde a quattro maglie quindi, se io voglio aumentare solo di due centimetri, io so che ho quattro maglie da aumentare. Ho 100 maglie, divido 100 maglie per 4 e so quante, dopo quante maglie devo aggiungerne una. Ok, se invece devo aumentarne di più, è la stessa cosa. Non so, voglio aumentare 10 centimetri. Io so che in 10 centimetri, ce l'ho qui più o meno senza non allungatelo perché altrimenti in 10 centimetri qui sono 2 4 6 8 10 12 14 16 diciamo 16 maglie ok 16 maglie io so che devo aumentare 16 maglie quindi dividerò supponendo che di avere 100 maglie non, non è che io dico di ave, che ho 100 maglie qui eh, ma supponiamo che io abbia 100 maglie diviso, divido le maglie che ho che mi servono per i 10 centimetri per 100 e so quante maglie dopo quante maglie devo eh, aumentare e aumentare ripeto significa mettere anziché una maglia alta metterne due nello stesso spazio questo è aumentare ok stessa cosa per diminuire cioè anziché eh, andare ad aggiungere andremo a diminuire e come faccio a diminuire in questo modo quando io arrivo nel punto vuoto io lavoro la maglia non completa lasciando la solina qui che sarebbe da lavorare così ok quindi io la lascio qui poi lavoro la maglia alta sulla maglia alta e poi lo chiudo insieme praticamente io ho diminuito di uno qui se volete sfiancarla un pochino no cioè farla eh, a mo' di, 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 di fiasca non so come dire <ride> non mi viene comunque eh, darle un po di sagoma ecco quindi dipende, dipende, dipende molto da, eh, da come la volete quindi io ho voluto più che altro dirvelo anche se sicuramente lo sapete già come come si fa e spero di essere stata chiara nella spiegazione piuttosto veloce di come si possa allargare, l'altra soluzione per allargare, senza fare nessun calcolo di nessun tipo è semplicemente quello di cambiare uncinetto. Se io adesso, anziché usare il 3, lo lascio e prendo l'uncinetto 3 e mezzo, che ov ovviamente voi farete sempre a inizio giro, non a metà lavoro. Ok, è ovvio che mi si allarga. Poi, dopo 4-5 giri che ho fatto, cambio di nuovo l'uncinetto anziché il 3 e mezzo vado sul 4. In questo modo, cambiando quindi l'uncinetto, andiamo ad allargare, eh, in modo graduale il nostro, il nostro lavoro. E lo vedrete poi man mano che fate i giri. Poi io vi ho detto: non so, dopo 3-4 giri, cambiate l'uncinetto. Ma voi la cosa che dovete fare per capire quando è il momento di allargare, quindi di cambiare l'uncinetto, è semplicemente provarlo su di voi, perché ogni donna, grazie a Dio, è diversa dall'altra e di conseguenza solo voi indossandola sapete quando è il momento di cambiare il vostro uncinetto per dare eh, la morbidezza che desiderate. Ok, quindi continuiamo a lavorare <ride> e ci incontriamo all'unione. Sono arrivata all'unione. Allora, l'unione la facciamo tutti nello stesso modo. Quindi, contando 1, 2 e 3, entriamo e chiudiamo il giro. E abbiamo chiuso il giro a cerchio stiamo lavorando la parte sotto della nostra canotta che ancora non ha un nome ma arriva 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 <ride> arriva allora poi per chi vuol partire normalmente deve solo tirar su 3 catenelle che praticamente sono eh, la sostituzione della prima maglia alta e poi va avanti lavorando una maglia alta su ogni maglia alta ok e questo è diciamo la partenza normalissima ora però vi mostro l'altro tipo di partenza quello che rende la prima catenella un po più invisibile allora vediamo di fare la maglia alta simulata io ovviamente mi sono unita e quindi ho questa solina esco dalla solina prendo il filo lo porto dietro alla e tengo fermo entrambe Rientro nello stesso punto in cui sono uscita. Prendo il filo, tutto questo in modo morbido. Eh? E adesso ho tre asoline. Chiudo le prime due asoline. Esco. Entro dalla parte opposta. Faccio una leggera torsione, prendo il filo e chiudo le due asoline. E abbiamo fatto la maglia alta simulata. Praticamente se voi guardate le maglie alte saranno molto simili, non identiche, eh? ma molto simili come torsione. Ok, e poi si continua normalmente. Questo è solo l'inizio, ve lo faccio rivedere. Allora. Abbiamo la solina, esco con l'uncinetto, prendo il filo e lo porto dietro. Quando l'ho portato dietro lo tengo fermo con il medio perché altrimenti vi passa, mi eh? passa davanti. Quindi, ripeto, questa è la mia solina, prendo il filo, lo porto dietro e lo tengo fermo. Ora rientro nello stesso punto, prendo il filo e ho tre maglie, tre asoline. Io adesso ne chiudo due e ne ho due. Esco, entro dalla parte opposta, faccio una leggera torsione per rimettermi di nuovo nella posizione giusta e chiudo le due asoline. Fatto. Tutto qui. E poi proseguiamo e andiamo avanti. Quando ritorniamo da questa parte ci agganciamo proprio in cima e rifacciamo la stessa cosa. Quindi ogni volta facendo questo vedrete che non si nota quasi più, quasi, quasi più la giunzione. Ora faccio tutto il giro, vi faccio vedere come ci agganciamo quando arrivate a combaciarvi. Questa è la nostra prima maglia simulata. Guardate bene, sopra si forma esattamente un ovale, vedete, un ovale come tutte le altre maglie. Quindi io andrò nella prima. Sarà un po' più difficile eh? questa parte qua. Comunque nella prima e nella seconda che sono quelle in alto le vedete è come se fossero queste due. Ok? Quindi nella prima e nella seconda prendo il filo e lo porto dentro. Guardate se non sembra una maglia alta normalissima. E allora... Si ricomincia da capo per chi lo ricomincia normalmente. Fa le 3 catenelle e prosegue. Per chi invece deve fare la maglia alta simulata, rifà di nuovo tutto. Quindi porta indietro il filo, tiene il filo fermo, entra nella stessa maglia da dove siamo partiti. Tira fuori la solina. Ne abbiamo 3, ne chiudiamo 2 ne abbiamo due tiro fuori l'uncinetto entro da dentro da, da, da dietro scusatemi dalla parte sinistra vedete no comunque giro l'uncinetto e chiudo le asoline e abbiamo e abbiamo così la prima maglia alta e proseguiamo il giro quindi i giri oramai saranno tutti così allora io prosegui, proseguo, scusatemi, proseguo in questa maniera Fa, farò 1, 2, 3, 4, 5 giri di maglie alte e un giro di maglie con i buchini. Okay, che abbiamo già visto e rivisto e rivisto quindi vado avanti per la lunghezza che desidero poi deciderò che eh, bordo metterci quindi per il momento cerchiamo di raggiungere la nostra lunghezza se c'è qualche differenza da quello che in questo momento decido di fare ve lo comunico però se non, eh, non ci saranno nuove comunicazioni io andrò avanti con questa sequenza fino a raggiungere la lunghezza che desidero per la mia canotta. Vi mostro dove sono arrivata. Io praticamente ho fatto una sequenza, poi ho fatto due buchini, vedete, ma potete farne anche solo uno, un'altra sequenza con un buchino soltanto, così mi riprende la prima parte dei buchini, e poi ho fatto questo margine. Attenzione man mano che andava avanti eh, mi rendevo sempre più conto che questa canotta può diventare il twin set del cardigan sereno allora ho ripreso esattamente il bordo di sereno così eh, che in qualche modo lo ricordasse quindi eh, lui si chiamerà lei la canotta, quindi lei si chiamerà Canotta Sereno. Ecco, ero lì che non sapevo che nome darle, quando poi man mano sono andata avanti mi sono resa conto che effettivamente assomiglia tantissimo alla, ehm, al nostro cardigan sereno che trovate sempre nel, nel mio canale ovviamente. Quindi se volete fare il cardigan da binare basta semplicemente scegliere eh, il cardigan sereno. Quindi ho fatto questo bordo e ora vi spiegherò ovviamente come fare e eh, stavo pensando di bordare anche la manica. Fermo restando che se non volete bordare la manica potete anche semplicemente lasciarla così. Ok, io vorrei farle un bordo, il bordo che assomiglia appunto a questo. La prima cosa che voglio fare è ovviamente cercare di avere le mie maglie alte per fare poi la maglia alta dritta a rovescio e la maglia alta. Ehm, chiedo scusa, la maglia alta dritta a rilievo e la maglia alta a rovescio a rilievo. Quindi devo ripristinare le maglie alte e ovviamente io qui mi ritroverò con questo angolo, e quindi qui devo andare a diminuire. Ma andiamo per gradi. Partiamo innanzitutto con il filo a nuovo. Agganciamo il nostro filo. Allora, non agganciamo dalla punta, quindi diciamo da questa V, non la agganciamo qui, bensì dall dalla prima asola disponibile. Quindi, non questa. Vedete? Allora, qui c'è il buchino del, del mio centro. Quindi, non questa asolina che si forma della maglia alta, non la prima ma la seconda io mi aggancerò qui col filo a nuovo, eh? oh, vabbè. ovviamente. Quindi mi sto agganciando nella seconda asolina, blocco con una maglia bassissima. ok perfetto tiro su solo due catenelle perché lo spazio iniziale me lo occupa la maglia bassa e poi nello stesso spazio faccio un'altra maglia alta e quindi in uno spazio ne ho due io parlo di spazio ma lo spazio che io intendo non è nient'altro che la barretta della maglia alta Ok, se voi la guardate così è la barretta della maglia alta. Quindi quando parlo di spazio intendo questa barretta che si è formata. Intanto ho perso una maglia alta, non è un problema, la recuperiamo. Andiamo quindi nello spazio successivo e facciamo due maglie alte. Nello spazio successivo due maglie alte. Ritorno, vado nello spazio successivo, 2 maglie alte. Quindi, in ogni spazio che troviamo, andiamo a fare due maglie alte. Nello spazio successivo, 2 maglie alte. E continuo così in tutti gli spazi che trovo farò due maglie alte solo nello spazio continuiamo così stiamo lavorando il bordo del nostro scalfo della nostra manica poi in sostanza no il bordino della manica sono praticamente sulla spalla in questo momento e mi ritroverò come anche voi vi ritroverete con uno spazio più piccolino vedete perché è la cucitura della spalla nello spazio piccolino io farò una sola maglia alta ma ve ne accorgete perché c'è uno spazio differente da questo mentre qui vedete che uno spazio più grande farò le mie due maglie alte anzi qui me ce ne stanno anche tre vediamo se l'ho fatto anche dall'altra parte allora, nello spazio piccolo ne ho fatto uno, no, solo due, quindi se ne fate tre di qua ne farete tre anche dall'altra parte, ne farò due perché dall'altra parte ne ho fatte soltanto due. Sì, perché altrimenti diventa un po' troppo. E quindi giro, vedete che sto andando nella parte dietro, se questo è il mio davanti, questo è il mio dietro. Continuo. A lavorare facendo le due maglie alte nello spazietto che trovo e come detto e poi praticamente la maglia alta del nostro bordo scalfo ok vado avanti e ci ritroviamo quando dobbiamo fare le diminuzioni sotto l'ascella ecco sono arrivata proprio sotto nella scella vedete che qui c'è proprio il nostro la nostra parte centrale ok e guardate bene qui c'è la mia asolina che è quella che ho saltato dall'altra parte e qui c'è la penultima e quindi io lavorerò la penultima lascio soltanto fuori questa e questa in questo momento io faccio una diminuzione a 3. Allora vado nella prima asolina, questa nell'ultima asolina e lavoro praticamente. Vado a fare una maglia alta incompleta. Quindi lavoro solo le prime due asoline, le altre due le tengo sull'uncinetto. Ora vado nel centro. Faccio la stessa cosa, lavoro 2 e tengo l'asolina che adesso praticamente mi formano le tre asoline. Poi vado da questa parte qui nel, nel buchino che abbiamo lasciato, questo perché siamo partiti a lavorare da qui, e faccio la stessa cosa quindi lavoro solamente. Devo fare una maglia alta, quindi lavoro una maglia alta incompleta lavorando solo le prime due asoline e adesso ne ho quattro sull'uncinetto. Prendo il filo e chiudo tutte e quattro insieme. Poi mi devo agganciare nella prima. 1 2 3, quindi nella terza catenella dall'uncinetto mi aggancio. E questo è il nostro primo giro. Benissimo. Allora, primo giro, il prossimo ed è il nostro ultimo giro. Allora 1 2 e 3, dobbiamo calcolare mi sposto. Allora facciamo così. Io praticamente mi sono ho chiuso il mio giro nella prima maglia alta che è questa. Benissimo. Mi sposto nella seconda maglia alta perché devo fare la stessa cosa quando torno indietro quindi devo avere liberi 1 2 e 3 maglie alte 1 2 e 3 quindi riparto da qua allora riparto da qui ok però c'è da dire che adesso dobbiamo lavorare una maglia alta a rilievo avanti e una maglia alta a rilievo dietro quindi per fare questo e in questo modo vi ritroverete anche sotto nella bordura, voi vi troverete con una fila di maglie alte perché vi sarete fermate dopo aver fatto tutte le maglie alte con i buchini, dopo i buchini farete un giro di maglie alte, esattamente come qui, un giro di maglie alte e subito dopo farete questo. Per partire si parte con una catenella. Filo sull'uncinetto, andate, prendete il filo sull'uncinetto, andate dietro alla maglia alta con l'uncinetto in questo modo, spostate il filo davanti, lo agganciate e adesso lavorate una maglia alta normale, quindi prima le prime due e le seconde e questa è la maglia alta a rilievo sul dritto ora la facciamo a rovescio perché dobbiamo lavorare una a rilievo diritto e una a rilievo a rovescio quindi a rovescio semplicemente ho il filo sull'uncinetto passo da dietro, vedete tra la maglia lavorata e quella da lavorare quindi passo da dietro, l'uncinetto va avanti alla stanghetta della maglia che devo lavorare così aggancia il filo la porta lo porta con sé e adesso ho le tre asoline e le lavorerò due a due come normalmente faccio e questa è la maglia alta a rilievo dietro faccio la stessa cosa ma ripetendo le due eh, le due fasi avanti e dietro quindi adesso avanti, l'uncinetto passa dietro il punto, sposto il filo, lo aggancio e lavoro a due a due le maglie. Questa è davanti, ora dietro. Filo sull'uncinetto, passo tra la maglia lavorata e quella da lavorare, l'uncinetto va davanti alla maglia da lavorare, prende il filo e lavoriamo due maglie alla volta. Questa era il dietro. Davanti dietro avanti. Quindi porto avanti il mio la mia maglia alta. Dietro porto indietro la mia maglia alta, avanti porto in avanti la maglia alta, dietro entro tra la maglia lavorata e quella da lavorare, spingo. Vedete, io porto indietro la maglia, esco nello spazio che c'è dopo la maglia da lavorare, prendo il filo e la lavoro. Quindi avanti, dietro, avanti, Dietro e lavoriamo tutte le maglie che incontriamo in questo modo una volta avanti e una volta dietro. Ok, sono andata avanti fino alla fine e vedete che qui siamo dove c'è proprio il centro sotto, proprio la nostra scella ho lavorato ancora la mia, diciamo, ultima, ma non è in realtà così perché io ho ancora questa da lavorare e ho questo tris. Vedete quella maglia che abbiamo chiusa, quindi abbiamo 1 2 e lavorerò questa che ho lasciato, quindi sono tre maglie che io lavorerò. Io dico tre maglie perché queste tre le considero uno, ok? Quindi guardate il buchino, ho questa, questa e questa maglia da lavorare la prima che abbiamo lasciato. Quindi faccio la stessa cosa che ho fatto l'altra volta. Questa maglia la lavorerò non completa, maglia alta non completa. Quindi entro nello spazio, lavoro solo due asoline e ne tengo due sull'uncinetto. Entro in questa dove abbiamo già... La diminuzione a 3, però vedete ho una sola asolina perché ho ridotto e faccio la stessa cosa: ne chiudo due e ne tengo una totale. Adesso ne ho 3 sull'uncinetto. Ora vado in quella che ho lasciato, che è questa, questa entro nel lavoro 2. E adesso quattro asoline prendo il filo e le chiudo tutte e quattro insieme adesso andiamo nella prima che abbiamo fatto che è qui e ci aggacciamo e così ho chiuso anche questo giro adesso devo controllare se a me piace finirla così o se voglio continuare secondo me io mi fermo così se voi invece volete continuare, volete fare un bordo più alto, ovviamente dovete, potete tranquillamente continuare. Adesso lo indosso e vediamo se mi piace. Per me è perfetta così. Guardate, è perfetta perché se la faccio troppo ampia. Non non mi piace e tra l'altro se doveste continuare a meno che non avete fatto uno scalfo molto ampio riducendo qui sotto perché non ci sia il difetto, vi si accorcia un po', vi si stringe leggermente, ok? Quindi vi consiglio di rimanere con questo tipo di bordura più o meno a eh, questa altezza che sono poi due giri, due giri ed è perfetto per coprire anche il bordo del nostro reggiseno. Allora, vi mostro anche un'altra cosa perché adesso bisogna fare lo scalfo. Non lo scalfo, chiedo scusa, la scollatura. Guardate, questa è la bordura iniziale. È quasi invisibile, come vedete, è quasi si vede. Se vogliamo, si vede, ok? Però è veramente impercettibile, quindi direi che come chiusura... Molto meglio questa che tutte le altre dove si, si vede la serpentina proprio dell'inizio. Ok, un'altra cosa: come fate la stessa bordura che abbiamo fatto lì e quella che ho fatto io nel bordo? Come fate ad andare avanti nel secondo giro? Semplicemente così. Adesso vi ag mi aggancio qui solo per farvi vedere. Allora aspettatemi, che faccio solamente un aggancio veloce solo per mostrarvi come proseguire perché giustamente voi dite ok marina non guardate adesso questa parte qui perché non è quella che devo farvi vedere voi mi direte ok marina però come vado avanti allora noi voi avete fatto qui per esempio il primo giro di maglie alte a rovescio e maglie ehm, maglie dritte a rovescio Dovete fare il giro successivo è molto semplice quando vedete la maglia avanti a rovescio e si vede no? che è avanti e proprio verso di voi. Filo sull'uncinetto, passate dietro come avete fatto prima e come vi ho mostrato e fate la maglia alta a rilievo. Quando invece non si vede la maglia, vedete che qui se io giro la vedo. Vedete, è qui nascosta, allora è la maglia alta a rilievo dietro rovescio e quindi io passerò davanti con l'uncinetto, esco, prendo il filo e faccio la maglia alta a rilievo rovescio. Quindi è molto semplice, il dritto si vede molto bene e qui e quindi lo lavoriamo a dritto, il rovescio è qui dietro è questa qui quindi basta spostare leggermente la vedete è quella a rovescio dove io passerò l'uncinetto proprio davanti al alla mia maglia alta e farò la maglia alta a rovescio a rilievo a rovescio quindi dritto rovescio ecco volevo solo mostrarvi come andare avanti per e poi così via no per per tutti i giri potete farlo alto quanto volete, la bordura quella sotto e la manica che secondo me più di così meglio non andare perché diventa poi sproporzionata. Invece sotto potete andare avanti quanto volete, addirittura fare un abitino se vogliamo. E vi avevo appunto detto che ho fatto l'ultima sequenza con i buchini e questa che voi vedete che sembra già maglia alta a rilievo, il primo giro è solo maglie alte, ok? Quindi per partire con la bordura fate i buchini e poi un giro di maglie alte e poi partite con la bordura a rilievo avanti e dietro. Bene, ci manca soltanto più la rifinitura del, dello scollo. Quindi io ho pensato di andare a fare le mie ondine dell'incanto d'onda, quindi se a voi piace seguitemi. Partiamo proprio dal, da uno del, non so se siete sul davanti o sul dietro, non ha importanza, dove c'è la cucitura, entro col mio uncinetto, prendo il filo nuovo e lo aggancio. faccio passare il filo lungo, rientro di nuovo dentro e lo faccio passare, anzi faccio proprio una maglia bassa, in questo caso mi serve una maglia bassa, poi faccio 3 catenelle, filo sull'uncinetto, passo nella maglia bassa che ho appena fatto in queste due parti, io le chiamo le costoline vedete le due parti della maglia bassa entro dentro e tiro sul filo per 1 2 e 3 volte poi passo il filo sui fili che ho tirato non escludendo l'ultima blocco con una maglia bassissima e a questo punto è semplicissimo, appoggiate l'ondina al vostro lavoro e sarà lei a dirvi dove dovervi agganciare, praticamente qui. Quindi è molto facile, vi agganciate e fate una maglia bassa. Ora si ricomincia da capo. È semplicissimo questo punto, mi piace tanto, rifinisce bene e, e non bisogna fare nessun calcolo neanche qui. Quindi filo sull'uncinetto, entriamo in questa e questa costolina, vedete che sono proprio quelle che si vedono nella maglia bassa, quindi 1 e 1, 2, prendiamo il filo, lo tiriamo ad altezza delle maglie, delle catenelle che abbiamo appena fatto, quindi 1 tenete fermo con il medio, entriamo di nuovo, 2, entriamo di nuovo. 3. Filo sull'uncinetto, entriamo in quasi tutte tranne l'ultima. Blocchiamo, andiamo ad appoggiare l'ondina sul nostro lavoro che vi indica dove dovete agganciarvi. Praticamente, vedete, è qui in corrispondenza di questo punto. Tiro fuori la solina, vedete, entro, prendo il filo e faccio la mia maglia bassa. E ricomincio da capo 3 catenelle filo sull'uncinetto entro nelle due coste prendo il filo e lo tiro su ad altezza delle catenelle lo tengo fermo il più possibile rientro dentro 2 2 e 3 chiudiamo tutto tranne la prima. Adesso abbiamo due asoline. Facciamo passare il filo dentro, quindi lo blocchiamo, appoggiamo e facciamo una maglia bassa. Di nuovo 1 2 e 3 catenelle e di nuovo 1 2 e 3 fili tirati. Facciamo passare il filo dentro. A tutte le asoline tranne l'ultima adesso ne abbiamo due blocchiamo appoggiamo il nostro puff al lavoro e facciamo una maglia bassa di nuovo 1 2 e 3 nella costolina entriamo prendiamo il filo e tiriamo 1 2 3 passiamo dentro tutte tranne l'ultima passiamo anche in queste due appoggiamo vediamo no? dove dove ci dice che dobbiamo agganciarci qui maglia bassa e si ricomincia 1 2 3 Passo dentro, chiudo le ultime due, appoggio e continuo così. Andiamo avanti con, vedete che carino che è? Andiamo avanti in questo modo fino ad arrivare ecco qui alla allo scollo del davanti o del dietro, se siete partiti col davanti, comunque sia proprio alla punta. Ecco, sono arrivata praticamente nel punto centrale dello scollo, dove c'è la nostra a parte i fili, dove c'è la nostra cucitura. Io con il mio con la mia Ondina devo arrivare dentro al punto centrale e fare la maglia bassa quindi cercate di arrivare proprio nel punto centrale e farla come ho fatto io quindi se vedete che siete troppo vicini tornate un pochino indietro e stringete quelli che avete appena fatto magari gli ultimi tre li disfate e li rifate in modo tale da arrivare bene proprio con la maglia bassa nel punto centrale ok e poi, quando arrivate qui, ricominciate da capo per fare un'altra ondina quindi 1, 2 e 3 e facciamo la stessa cosa. Ok, quindi praticamente. Stiamo lavorando lo scollo. Guardate che carino che viene. Lo scollo quindi lo facciamo con le ondine, mentre abbiamo fatto il giro manica con eh, il dritto a rilievo avanti e dietro e la stessa cosa nella parte sotto. Quindi qui differenziamo un pochino il lavoro. Così da dare un po' di spicco anche alla scollatura, procedete quindi con la parte opposta. Perché ho fatto solo metà, vedete? Ne ho fatta solo metà. Adesso proseguirò sul su questa parte fino ad arrivare nella parte centrale da dove siamo partiti insieme. Vedete che qui abbiamo la prima maglia bassa che abbiamo fatto quando arriviamo qui. Ci agganceremo alla maglia bassa. Taglieremo il filo e nasconderemo tutti i fili che abbiamo, abbiamo sparsi un po' di qua, un po' di là. Eccola finita! Abbiamo finito la canotta sereno. Spero che vi sia piaciuto divertirvi e uncinettare con me. Spero di essere stata chiara, me lo farete sapere. E vi chiedo in regalo un like, mi raccomando, e iscrivetevi al mio canale. Un abbraccio a tutti e grazie, grazie mille per essere qui con me. Al prossimo tutorial.